Eccoci qui, cari amici di pomeriggio. Come annunciato, sono qui al posto di Federico perché ho in collegamento un graditissimo ospite, un'amica di pomeriggio che torna a trovarci perché è già stata con noi, Giulia Basel, direttrice artistica di Florian Metateatro. Ciao Giulia, buonasera. Ciao e buonasera e benvenuti a tutti gli spettatori che vorranno guardarci e ascoltarci. Allora, Florian Metateatro ha proprio, diciamo, presentato da pochissimo quello che è il programma ricco, interessante e sempre originale, di Femminile Plurale. Questo, che giunge tra l'altro alla sua terza edizione, quindi insomma. Una programmazione che va avanti con grande successo. Beh, grazie delle tue parole, Barbara. Sicuramente siamo molto contenti di come è iniziata la rassegna col primo spettacolo che è stato molto seguito, molto apprezzato. Una giovane interprete, under 35, che ha fatto uno spettacolo che ha saputo coniugare momenti di divertimento, di brillanza. Ma al contempo anche ha saputo innescare una riflessione anche seria sull'obbligo che hanno le donne di piacere, insomma. È chiaro che i temi sono tutti riguardano le donne, riguardano il femminile, ma proprio anche per questo riguarda anche gli uomini, perché poi tanti problemi Veramente. nascono proprio da lì. E quindi io mi Sì, proprio auguro frivola è il titolo dello spettacolo che era il primo, è proprio il primo appuntamento, no, di questa rassegna. esatto, free come libera, voilà, quindi questo gioco di parole molto carino che appunto riflette un po' quello che dobbiamo essere frivole per certi aspetti, ma in realtà bisogna cominciare a essere più libere, anche libere, come dire, anche libere di essere brutte, cioè noi abbiamo l'obbligo di essere piacenti, belle, eccetera. Era un po' su questo il tema dello spettacolo. E E come dicevi comunque tu, tutta la programmazione, diciamo, affronta varie tematiche, ma che hanno come filo, ecco, conduttore la condizione, no, della donna. E e ci sono infatti, femminile plurale. anche è un ventaglio di cose, anche dei momenti di riflessione, anche alcuni temi sono anche sulla storia, diciamo, o storia recente o anche storia meno recente. Per esempio, lo spettacolo che ci sarà proprio sabato e domenica è Sì, uno ricordiamolo, spettacolo. sabato 2 alle 20:45 e domenica 3 marzo alle 17:30. Chiaramente gli spettacoli sono tutti al Florian Space. Sì, sono tutti al Florian Espace, la rassegna si svolge interamente lì, anche con iniziative collaterali, di cui poi magari se avremo modo diremo qualcosa. E quindi, ma la sede degli spettacoli è sempre comunque il Florian Espace. E il Florian Questo Espace, appunto, ospiterà Musicarello Shock. Esatto, Cos'è? questo è lo spettacolo, il Musicarello Shock, anche questo è un titolo, no, così un po' brillante, che però affronta appunto in maniera anche molto anche divertente, perché ci sono, è un teatro canzone, ci sono anche molte canzoni degli anni 50, 60, 70. Ma in questo modo affronta il tema, ci ricorda anche il tema del divorzio. Infatti è dedicato alla prima donna che ha divorziato e quindi In Italia. in Italia ci si ricorda di quegli anni, perciò infatti le canzoni sono degli anni 50, 60 e 70 e poi insomma si arriva fino al referendum che doveva essere abrogativo e poi non ha abrogato niente, per fortuna. Quindi, e sono 50 anni adesso che è stata fatta
che è stato vinto definitivamente il referendum che ha consentito che continuasse la cosa del divorzio che era nata nel 70 e nel 74, insomma, c'è stata questa conferma. Beh, La una questa conquista importantissima, insomma, che chiaramente. Certo, perché il piano giuridico è importantissimo, perché è chiaro che non è sufficiente, perché poi devono cambiare i costumi, la cultura, però è chiaro che se già la legge si incammina dalla parte giusta, è poi più facile fare un percorso, Assolutamente. altrimenti, cioè, quando c'erano ancora fino a pochi anni, fino a qualche decennio fa, delle leggi veramente incredibili, come il divorzio Ricordiamo il delitto d'onore, ancora. d'onore, ancora fino agli anni 60 era vietato alle donne poter fare il magistrato, una cosa che a me mi colpiva particolarmente perché avrei voluto fare all'epoca avrei voluto fare la magistrata. E quindi, insomma, quindi quando anche la legge ti è contro è più difficile. E però, insomma, grazie alle lotte delle donne siamo riuscite a fare dei grossi passi avanti. È chiaro che non è ancora sufficiente perché i problemi culturali sono ancora più duri a essere, come dire, messi da parte e superati rispetto alle riforme anche nel diritto di famiglia, in tante Certo. altre che ci sono state, ma che non sono sempre affermate e riconosciute come dovrebbero. Quindi le nostre lotte non sono finite e continuiamo a lottare anche gioiosamente, anche allegramente, ma anche con la consapevolezza che stiamo parlando di cose serissime. E, non so, e io, Assolutamente. esatto, e non mi riferisco soltanto alla punta dell'iceberg, che è il femminicidio, ma c'è tutto il grosso dell'iceberg, che sono ancora oggi continui soprusi, continue svalutazioni del genere femminile, svalutazioni sulle quali veramente ancora ci sono ancora delle sacche terribili. E anzi, dispiace vedere come adesso ci siano anche dei giovani che stanno facendo dei passi indietro. Cioè, io che sono una ragazza degli anni 70, delle volte resto senza parole, insomma, rispetto a questo. Però, insomma, Io quindi scusami. assolutamente del motivo per cui femminile plurale poi è un seme, no? È un seme che come tanti anche tanti altre realtà anche di altro tipo, non solo teatrale, ma realtà che si occupano di sociale, eccetera, cercano di seminare, è molto importante, un lavoro sul territorio fatto anche capillarmente è importante per non dare per scontato alcuni diritti che in realtà sono frutto di lotte decennali. Ecco. Andiamo avanti, Giulia, perché io vorrei parlare un po' di tutti Certo. questi spettacoli che sono così interessanti. Sabato 9 marzo alle 20:45 e poi domenica alle 17:30, quindi c'è sempre questo doppio spettacolo. La chiave dell'ascensore. Questo invece è uno spettacolo un po' più, mi sembra di capire, un po' più intimista. Beh, è uno spettacolo, appunto, mentre per esempio anche a Musicarello Shock c'è una parte musicale molto brillante, tra l'altro la cantante e attrice Valentina De Giovanni è straordinaria. L'anno scorso ha portato da noi uno spettacolo dedicato a Gabriella Ferri e ti dico solo questo, ha cantato le canzoni di Gabriella Ferri. Bene, insomma, direi che è una prova notevole. E Sì. beh, la chiave dell'ascensore è uno spettacolo proprio di nostra produzione, è una collaborazione molto ben riuscita, molto intensa, che c'è stata tra noi e Fabrizio Arcuri, regista ormai di chiara fama nell'ambito delle nuove generazioni, nuove non più tanto, diciamo, insomma, delle generazioni di mezzo. Ecco. E Fabrizio, insieme ad Anna Paola Vellaccio, che è l'interprete dello spettacolo,
sono veramente riusciti a creare uno spettacolo, una magia. Un testo bellissimo di Agota, una scrittrice come Agota Christoph, che comincia come una favola, cioè veramente una magia, un incanto, e poi via via la favola invece diventa anche lì, insomma, diventa una favola nera perché via via questa donna innamorata viene sempre per il suo bene, naturalmente, viene Chiaro. per il suo bene, sempre cioè, ma no, lo Sempre. faccio per te. Insomma, le viene tolta la libertà, le viene tolto tutto e lei lascia in qualche modo fare fino a che alla fine però si ribella e dice questa frase: vi potete togliere tutto, ma non la voce, ma non la parola. E questo, insomma, è molto intenso, è uno spettacolo molto intenso, l'abbiamo già proposto altre volte, ma non ha ancora finito la sua carica, infatti è in tournée da anni, e adesso molto presto, cioè subito dopo Pescara lo portiamo a Torino e poi a Genova e poi insomma in altre piazze perché è veramente un lavoro insomma, no, Quindi notevole. importante, sabato 9 marzo lo segniamo e poi la settimana successiva, subito dopo, sabato 16 Sì. marzo, quindi nel weekend successivo, sempre sabato e domenica, quindi il doppio appuntamento, chilometro 42 di Giovanni Bonacci. No, sì, lui è la vera promotrice dello spettacolo, è l'attrice, come spesso Angela succede, Ciaburri. Angela Ciaburri, esatto, un'artista molto, molto interessante, giovane, molto interessante, che fa questo spettacolo sulla prima maratoneta. Si chiama Chilometro 42, che è proprio la lunghezza, no, delle Della maratone, maratona, certo. e si chiama Katrin Switzer, la prima donna nella storia che ha corso Maratoneta donna. una maratona a Boston, e lei era riuscita a iscriversi mettendo soltanto le iniziali del nome, quindi non era manifesto che fosse una donna, quando poi l'hanno vista e l'hanno cacciata in malo modo, insomma, dalla maratona. E allora lì poi si è innestata, insomma, si è innescata una cosa perché lei invece voleva partecipare lo stesso, perché lo danno per scontato che tu non puoi partecipare in quanto donna, magari non c'era neanche scritto manifestamente che Nel le donne regolamento, erano ovvio che poteva, potevano certo. partecipare. E invece lei è stata molto dura, molto tosta, insomma, prima è stata esclusa, poi dove è stata ammessa, e poi da lì, insomma, anche le donne hanno potuto cominciare a fare le maratonete, a essergli riconosciuto il diritto, ma così come c'è stata anche la prima ciclista, che poi c'è un altro ospedale, le prime ragazze che hanno giocato a pallone, anche queste. Insomma, tutto va conquistato con fatica, insomma, e con grande determinazione. Normalmente, ecco, vediamo come poi alcune donne molto Sì. forti, tenaci, coraggiose, eccetera, aprono un varco, no, nel Esatto. mondo maschile, varco che poi viene seguito dalle altre. Quindi è molto importante Certo. anche trovare questi simboli, di coraggio e di tenacia. Sono assolutamente d'accordo. E anche l'Angela Ciaburri che porta in scena lo spettacolo pensa che lei ha appena avuto una bambina da pochissimo, però si è già rimessa in pista perché lei poi durante lo spettacolo corre davvero, insomma, fa degli sforzi fisici veri. È accompagnata dalla musica, insomma, anche il suo è uno spettacolo articolato, bello e molto grintoso. Tant'è che lo farà poi Bene. alla maratona di Roma adesso ad aprile, quando c'è la maratona di Roma. Quindi viene prima da noi e poi andrà alla maratona. Bene, molto bene. Senti, l'ultimo appuntamento adesso fino a marzo, diciamo, Sì. si conclude proprio il 23 marzo, quindi a un mese, diciamo, 23 esatto. 24, sì, un mese, Sì, bravissima. 23-24. Sì,
Sì. Infatti diciamo che questa rassegna l'abbiamo sempre pensata per il mese di marzo, per ovvi motivi, Delle perché donne, saranno chiaramente. donne, ecco. Però sforiamo sempre. Allora, quest'anno l'ultima settimana di marzo è Pasqua, e insomma, quindi abbiamo lasciato e abbiamo anticipato a febbraio. L'anno scorso invece avevamo posticipato la prima settimana di Avevate aprile. sforato a maggio, Avevamo sforato, aprile, esatto, ad aprile. aprile. Sì. E quindi quest'ultimo spettacolo è uno spettacolo nuovissimo perché deve ancora debuttare, debutterà proprio l'8 marzo in Friuli perché è ambientato proprio lì durante la Prima Guerra Mondiale. Questo è un altro spettacolo, insomma, con un forte sguardo sulla storia. Storia che purtroppo si ripete perché questo è ambientato, parla della Prima Guerra Mondiale, ma purtroppo sono cose che accadono ancora oggi. Cioè il fatto, come ci ricorda un bellissimo testo scritto da Matej Wisniewski, il corpo delle donne come campo di battaglia, cioè le donne che diventano preda, diventano un modo per sfregiare il nemico, cioè, e in questo caso la storia ci parla anche di questo, queste donne del Friuli, quindi del primo Novecento, che vengono stuprate durante la Prima Guerra Mondiale dagli austriaci, che sono il nemico, e non solo subiscono questa angheria, questa violenza, ma non solo, molte di loro poi rimangono incinta. I mariti e le famiglie le costringono o ad abortire o a Ad oppure cioè, abbandonare. ad abbandonare i bambini in orfanotrofio, e tante di loro poi si recavano nascosto di notte a trovare questi figli, perché il figlio è sì figlio del nemico, ma anche figlio della madre, e non è detto che la madre volesse sbarazzarsene, perché alla fine era figlio suo, di lei anche. Quindi insomma, cioè, veramente i risvolti, insomma, sono tanti, i soprusi, le angherie sono veramente tante. Purtroppo sembrano storie del passato, ma se ci guardiamo intorno con le guerre che ci sono in questo momento in giro, purtroppo questa abitudine di stuprare le donne è continua e produce tanti disastri, insomma, anche. Quindi. Quindi questo mese appunto di spettacoli abbiamo ecco, ripercorso un pochino quello che è il calendario, no, che proponete. E la terza edizione, Giulia, di questo lavoro che fate, devo lasciamelo dire, Florian Meda Teatro, sempre attento ecco, a un teatro che abbia poi un significato dal punto di vista proprio sociale e relativo proprio alla storia anche che stiamo vivendo, no? Noi come società, come all'interno del nostro territorio, come giudichi questo percorso che è lungo 3 anni, come si è andata evolvendo questa rassegna di femminile plurale e cosa ti aspetti da questa terza edizione? Ma guarda, mi aspetto che ci sia sempre più attenzione anche da parte del pubblico, degli spettatori che ci seguono, e mi sembra di poter dire che insomma, abbiamo cominciato col piede giusto. E per il resto, sai, tre edizioni non sono tante, quindi più o meno il filo è sempre lo stesso che portiamo avanti con grande convinzione. Ecco, però una cosa che non ho detto prima e che vorrei aggiungere è questa, che ci sono poi anche delle iniziative che accompagnano Collaterale. spettacoli collaterali, in particolare adesso proprio la prima di queste iniziative, che saranno poi presentazioni di libri e altre cose, ma la prima è un laboratorio che si terrà proprio venerdì e Venerdì sabato. primo. Esatto, Venerdì venerdì e 1 sabato. marzo dalle 15:30 alle 18:30 e sabato 2 dalle 10 alle 13. Libere, frivole, non addomesticabili. Esatto, che neanche a farlo apposta, vedi, c'ha poi questo rimando col titolo del Dello spettacolo. primo spettacolo. E sono due cose assolutamente indipendenti, quindi vuol dire che c'è un humus in cui le cose
si ritrovano. Ma lasciami Presto. dire un'ultima cosa sullo spettacolo, sull'ultimo spettacolo che volevo dire, non ho detto. E lo spettacolo è di Flavia Valoppi. Flavia Valoppi è un'attrice del Florian che è stata con noi per lungo tempo, è stata un pilastro, insomma, in particolare del nostro teatro per ragazzi, e adesso è tornata in Friuli, ma continuiamo a collaborare. Lì in Friuli lei ha trovato l'ispirazione per fare questo spettacolo di cui ti E quindi parlavo. possiamo dire che è cresciuta bene all'interno del Florian Meta Teatro. Ed è anche bello vedere come è possibile mantenere dei rapporti forti anche da Benissimo. lontano. Sì. E insomma, anche perché questo, anche, cioè, questo sta anche a significare che c'è una certa coesione, una certa affettività anche nei rapporti che noi abbiamo con le compagnie che ospitiamo, con le nostre collaboratrici, e vogliamo dire forse un tratto anche femminile, questo io me lo auguro, a differenza di quello che dicono, che sempre le donne sono una contro l'altra, cioè io No, non anch'io non lo credo penso, anch'io a non lo penso. questo. Ecco, Anzi, credo esatto. che proprio l'empatia sia una caratteristica molto femminile e anche forse biologicamente mediata, perché quando i figli sono piccoli, per esempio, devi essere per forza empatica perché loro non parlano, quindi tutto quello di cui hanno bisogno te lo fanno capire in altro modo. Per cui c'è cioè, questo po', forse. Così manteniamo la capacità di, ce l'abbiamo scritta dentro, la capacità di capirci un po' meglio di quanto facciano i maschietti tra di Sì, e a loro. volte magari sono loro che cercano di mettere l'una contro l'altra, ma questa adesso diciamo che si sta rivelando una cosa sbagliata e sta diventando sempre più minoritaria. Mi sembra che ci sia sempre più solidarietà e affabilità tra le Sono artiste, le d'accordo. giornaliste. Sono d'accordo, cara Giulia. Allora, cara Giulia, io devo salutarti perché il tempo a nostra disposizione è purtroppo terminato, però veramente ci sarebbe da parlare per ore con te delle tante cose che il Florian fa sempre, ogni anno, e poi ma avremo modo di rivederci sicuramente perché ci sono tanti progetti che vogliamo seguire. E quindi ci salutiamo, ma ricordando che sabato alle ore 20:45 e poi domenica alle ore 17:30 al Florian troviamo Musicarello Shock, testo e regia di Matilde Daccardi con Valentina De Giovanni. È il secondo appuntamento di Femminile Plurale, non va perso. Bene, allora aspettiamo tutti i telespettatori che avranno seguito questa trasmissione e che vorranno venire. Basta telefonare o mandare un messaggio WhatsApp e noi saremo lieti di accogliervi. A presto, allora. Grazie mille Giulia, buon lavoro, cari amici di pomeriggio, ci interrompiamo qui con l'incontro con il direttore, adesso abbiamo subito un promo che riguarda Vite da Blogger e dopo Adriatica Cabaret, poi torneremo in studio con Federico Di Luigi.